Questo titolo verrà disposto con 5 round da 2 minuti. Che match stiamo per vedere? Sì, allora, abbiamo il primo match internazionale. Tra l'altro Samuele Licchello, se te lo ricordi Gianluca, l'abbiamo visto già nella scorsa edizione che si è aggiudicato la possibilità di disputare questo titolo. E il suo avversario col caschetto nero da San Mauro, Alessandro De Caro. Quindi questa sarà la prima sfida per i titoli internazionali tra Italia e Svizzera. Bene, partiamo col botto, quindi abbiamo deciso di dare priorità al match che stiamo vedendo. Ora possiamo anche ritornare alle presentazioni, sempre Gianluca Lamberti e Angelo Baglio per questa trasmissione televisiva che rende protagonisti gli atleti ma rende protagonista anche il pubblico a casa, grazie a una varietà di 4 tipi di riprese. Non ci siamo fatti mancare nulla: bordo ring, aeree, drone, postazione fissa, insomma ne abbiamo un po' per tutti i gusti, per non perdere neanche un colpo di questi fantastici match. Sì Gianluca, avete fatto veramente un ottimo lavoro. Ritorniamo, diciamo così, alla parte tecnica, quindi abbiamo un primo round di studio. Ricordo che questo incontro è valido per il titolo internazionale di Thai Box, saranno 5 round, quindi giustamente i due atleti hanno questo primo round di studio. Ripeto, Alessandro De Caro del maestro Marco Pieropan è un atleta di San Mauro, Samuele Licchello, che abbiamo già visto, atleta svizzero del team Nakmuai Lugano del maestro e papà Tommaso Licchello. Vediamo anche il folcloristico braccialetto da bicipite thailandese. Sì, diciamo che anche Samuele preferisce la Muay Thai Full Rules, quindi gomitate incluse rispetto alla tradizionale, però in questo caso qua il titolo da disputare era in questa disciplina, ma Tommaso e Samuele non si sono tirati indietro ugualmente a disputare nelle regole, diciamo così, limitanti rispetto alla disciplina da loro preferita. Questa spiegazione è giusto per dare il tempo anche all'atleta di recuperare dopo, sì, un colpo basso, che era poco poetico. Ma però vedi, il progetto, come dicevi tu, Samuele se lo porta sempre sul ring, anche se non è un incontro di Muay Thai. Bellissimo gancio destro di Alessandro De Caro. Bella ginocchiata di Samuele. Bellissimo medio di Samuele. E finisce. Bello caldo, eh? Sì. No, è un match molto sentito, perché ripeto, Samuele è un atleta molto seguito sia in Svizzera che qua in Italia, poi ha disputato un bellissimo match la scorsa edizione di Gladiatrix. Vediamo inquadrato il suo maestro Marco Pieropan e all'angolo opposto papà Licchello. Di ghiaccio sintetico. Sì, sulle tibie, perché comunque fa male calciare sui gomiti, tibia contro tibia, sull'avambraccio, comunque senza paratibie. Se non hai il giusto condizionamento delle tibie fa veramente male. Vediamo Marco dispensare consigli al proprio atleta. E il drone. Eccolo qua. Anche il protagonista di queste riprese. Secondo round. Partiamo con la seconda ripresa. Il ritmo qui dovrebbe iniziare a salire. Bellissimo gancio sinistro di Samuele Licchello. Bello anche il tifo. Sì. Beh, poi diciamo così che anche Samuele è svizzero, ma comunque Lugano è vicino all'Italia e a Torino, quindi numerosi sono stati anche i sostenitori svizzeri che hanno seguito il proprio Beniamino. Alessandro invece, essendo di San Mauro, indubbiamente è molto più comodo per i propri sostenitori raggiungere il proprio atleta. Altro bello kick di Alessandro De Caro. Questo sarà un match veramente difficile da giudicare, perché gli atleti sono veramente molto equilibrati, molto tecnici, e i giudici non avranno sicuramente
un match facile da valutare, a meno che non finisca prima del limite, allora lì i problemi sono tutti risolti. Ci sarà difficile avere l'unanimità qua. Sì, sì. Bellissimo calcio di Samuele che porta al tappeto Alessandro. Una sorta di spazzata. Sì, sì, bravo. Ricordo lo svizzero a pantaloncini neri, caschetto rosso, l'atleta di San Mauro, pantaloncini dorati, neri con la bandiera italiana e il caschetto nero. Ha voluto rendere omaggio anche al territorio italiano. Sì, sì, sì. È un incontro molto importante questo per Alessandro. D'altra parte non ci sono tantissimi atleti giovani in circolazione che possono combattere come semiprofessionisti, perché ricordo che questi atleti hanno entrambi 15 anni, quindi è un titolo juniores. Ancora maestro Marco che dispensa consigli. Viene messo anche sulle spalle il... sì. Dare un po' di fresco. Sì, sì. A parte che così sulla pelle in realtà bisognerebbe mettere qualcosa che tra la pelle e il ghiaccio, perché comunque brucia veramente molto metterlo direttamente sulla pelle a nudo. Abbiamo intravisto anche all'angolo di Samuele Licchello Francesco, che è un atleta reduce da diversi incontri in Thailandia, anche lui protagonista del nostro circuito. Eccolo lì, maglietta bianca per Francesco Laquale, grandissimo atleta di Muay Thai. E vediamoci questo terzo round. Terzo e ultimo round. Buon livello di clinch. Sì, 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 no, ma pur la loro giovane età sono due ragazzini veramente, veramente bravi. Il clinch è un gesto tecnico che se non si è proprio padroni di poterlo fare risulta un po' un accorciare i tempi per prendere fiato. Sì, invece... sì, ma poi ti portano in giro per tutto il ring se non sei in grado di farlo, ecco. Tecnica comunque del clinch è molto, molto difficile, non è solo abbracciare l'avversario, ma c'è dietro veramente una tecnica importante. È stato un tentativo di proiezione. Sì, vediamo Alessandro che preferisce portare tecniche di pugno. Sicuramente Gianluca De Carlo sei andato a verificare. Sì, lì praticamente c'è stato Alessandro De Caro, atleta inquadrato di schiena, che involontariamente con la testa ha colpito l'occhio di Samuele. Nonostante il caschetto. Sì, 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 però comunque evidentemente anche solo perché comunque anche il caschetto o vaselina, olio Thai, in ogni caso non è completamente pulito, quindi aveva accusato comunque bruciore all'occhio, quindi qualche sostanza. Quindi non tanto il colpo quanto... Comunque vediamo, se sei d'accordo Gianluca, un Samuele Licchello molto più tecnico, un Alessandro De Caro che sta puntando tutto sull'aggressività e il portare con potenza a bersagli i colpi. Sì, sì. Abbiamo sentito il consiglio non farglielo fare, quindi un po' andare in protezione. Samuele, infatti Alessandro questo l'ha capito anche penso il maestro Marco Piero Pan, Alessandro deve stare a distanza perché in clinch Samuele Licchello è notevolmente superiore, bellissimo high kick, bellissima ginocchiata. Cerca forse di chiuderlo prima del tempo. Sì, sì. È incontro molto equilibrato questo. Comunque vada, qua bisognerà indubbiamente fare una rivincita perché chiunque si porti a casa la cintura non ha sicuramente vinto in maniera così netta da dire sono io il campione. Quindi programmeremo già a brevissimo una rivincita tra questi due atleti. Ottimi questi scambi. Sì, 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 Alessandro, il lavoro che deve fare è quello, stare a distanza, non entrare in clinch, perché ripeto, Samuele è atleta molto più tecnico e quindi lui deve lavorare alla sua distanza, cercando di non, vedi, anche qui cerca di fare una proiezione assolutamente irregolare, però bravi tutti e due. Vedi, questo è il momento in cui la testa è andata contro il caschetto e l'occhio dell'avversario.
e aspettiamo il verdetto. Sì, abbiamo ancora, no, su 5 riprese questo incontro. Sì, sì, sì. E allora sono ancora previste tempo 5 riprese. Per... sì, c'è ancora tempo per capire, speriamo un pochino meglio, chi può essere in maniera più limpida il vincitore. Bellissima i kick di Samuele Licchello. Magari è importante anche la gestione del fiato e dell'energia. Sì, sì. Bellissimo calcio medio di Samuele. Il pubblico chiama le ginocchia. Sì, perché Samuele in clinch è superiore. Infatti il maestro suo papà Tommaso cerca di, lo vediamo adesso, lavorare, infatti vedi di ginocchia, adesso Alessandro furbescamente cerca di stringere la distanza in modo che Samuele non riesca a ginocchiare. Qui prendono un po' fiato. Sì. Bellissimo calcio girato di Samuele. Interrotto il match perché comunque gli atleti non possono afferrare le corde. Era fasi un po' confuse. Sì, un calcio, sì, sì, fasi un po' confuse, la tecnica ha abbandonato entrambi gli atleti. Non è brillantissimo in questo momento, ma un calo di attenzione, di concentrazione adesso potrebbe essere sì, fatale. Vediamo Alessandro che anche lui ha iniziato a lavorare le ginocchia. Prontamente sul ring i rispettivi maestri per guadagnare ogni secondo di questo minuto di intervallo. E ci si prepara al gran finale. Sì, ultimo round, bellissimo high kick di Samuele Licchello. Tip, ginocchiata. E qui Alessandro reagisce con un gancio sinistro. Vediamo se questo round servirà a complicare ancora di più il compito dei giudici, sì Gianluca. Ma ripeto, qui verrà fatta a brevissimo una rivincita, perché comunque è giusto darla, chiunque vinca è giusto dare all'avversario la seconda possibilità, perché è stato veramente un match equilibrato. Vediamo Alessandro che predilige sempre i colpi di braccia, entra a bersaglio sulla guardia di Samuele. Rincuorati dall'urlo e l'ultimo round, sembrano aver dato tutto, sì. Acceso la miccia per gli ultimi. Samuele colpi. Appare stanco, ha dato molto anche lui nell'arco di questo incontro. Ripeto, disputare un titolo internazionale a 15 anni, io penso che è tanto di cappello a questi due ragazzi. Vediamo l'agitazione del team Piero Pan. Momentaneamente fuori dalle corde, quindi. E parte il conteggio. Conteggio proprio sul finire, sì. Potrebbe essere. È il fattore determinante, essendo così equilibrato l'incontro, uno dei fattori, uno dei criteri di giudizio è proprio quello, quindi un conteggio all'ultima ripresa potrebbe dare la vittoria a qualche giudice. Sì, sì. Però ripeto, comunque vada, verrà fatta una rivincita molto presto tra questi due atleti. Vediamo Samuele che appare in quest'ultimo round stanco, infatti vedi che continua ad andare indietro. Bellissimo calcio di Samuele Licchello, altro medio. Anche Alessandro inizia a lavorare in clinch, di nuovo la mano sulle corde. Manca veramente poco. Sì, siamo veramente agli ultimi, ecco il doppio suono della campana, quindi incontro terminato. Vedremo adesso
inquadrato ancora di nuovo Francesco Laquale, grande atleta di Muay Thai. Anche questo bel gesto da bere all'avversario, un abbraccio doveroso tra i due atleti che non si sono risparmiati in questo match. E adesso vediamo la preferenza dei giudici. Tu personalmente a chi l'avresti data la vittoria? Ma guarda, ti dico, a me tecnicamente è piaciuto molto di più Samuele, però ripeto, alla luce del fatto anche del conteggio all'ultimo round, cioè con Samuele anche che ha mollato l'ultima ripresa, sicuramente io avrei dato una preferenza per Alessandro De Caro, però ripeto, nulla di compromesso, verrà fatto a breve il rematch. Il titolo internazionale, l'angolo blu. Abbraccio tra i due ragazzi. A tutti e due non mancherà il tempo, anche sì, per grandi soddisfazioni. Sì, no, ma ti dico, ancora di più rivedendolo Gianluca, cioè ti dico, se non la prima gara in programma lo rifaremo questo mese. Bellissimo anche questa immagine. Sì, fermo immagine. Per le nostre telecamere. Sì. E l'investitura della cintura. Alessandro De Caro. Ricordo 15 anni. Vediamo i maestri di Alessandro per i doverosi scatti di fine incontro con la cintura indossata. Sì. E cambiamo match, che cosa sì, stiamo per vedere? Siamo ritornati alla Muay Thai, abbiamo pantaloncini viola per Di Corrado, Stefano, e pantaloncini bianchi, te lo dico subito, per Cavallero Luca. Molto bene. Ricordiamo anche ogni tanto qualche controllo alla scaletta è doveroso. Sì, no, più che altro perché Gianluca è davvero 200 atleti. Sì, piuttosto che sbagliare preferisco leggere, almeno bravo. Così evito di dire delle cose che già ne ho dette parecchie di... Ma fa parte un po' anche del gioco, infatti. Quindi abbiamo pantaloncini viola per un atleta ligure e pantaloncini bianchi e un atleta piemontese. Anche qui abbiamo sicuramente una supremazia, io dico, vedremo nel corso dell'incontro dell'atleta Di Corrado con pantaloncini viola, perché è un team essenzialmente di Muay Thai, quindi sul lavoro di clinch, di gomiti e di ginocchia sicuramente avrà una certa superiorità, però non sottovalutiamo l'avversario perché Luca Cavallero è veramente un ragazzo molto, molto in gamba. Ricco di risorse. Sì, sì, sì. Anche qui sono partiti subito. Bellissimo gancio destro dell'atleta di Genova, pantaloncini viola. Di Corrado Stefano, ripeto, è Sin Sampayak, che in queste prime fasi sta dimostrando a livello tecnico supremazia in clinch sull'avversario. Quanto pesano questi ragazzi? Questi ragazzi pesano 64 kg, quindi un match nemmeno 64 kg. Anche qui, con una disparità d'altezza. Sì, anche qui abbiamo Di Corrado che è molto più alto e snello di Luca Cavallero. Vediamo un grande lavoro in clinch di Corrado. Luca non ha ancora trovato le misure, i contrattacchi, la difensiva per questo clinch veramente devastante di Stefano. Però anche questo è un ragazzo che non si tira indietro, quindi sicuramente non si arrenderà anche nel caso in cui l'avversario sia superiore, lotterà fino alla fine, gran cuore per questi ragazzi. Bellissimo gancio destro di Luca. Bella, bellissima tecnica, è già la seconda volta che gli entra a bersaglio, prepara l'ingresso nella guardia dell'avversario con colpi di gamba, di braccia e poi entra con questa ginocchiata frontale terribile. Vediamo anche qui lavoro in clinch. Luca cerca come può di contrastare queste fiondate di ginocchia da parte dell'avversario. Partono anche gli applausi del pubblico in diverse occasioni. Sì. Il pubblico gradisce. Sì. Il pubblico anche sarà un po' stanco perché abbiamo iniziato alle 10 del mattino, quindi
penso che i superstiti che a quest'ora sono irriducibili, rimasti, sono veramente degli irriducibili, sì. Per far partire l'applauso spontaneo dopo 100 match vuol dire che sia la passione. Sono proprio dei grandi appassionati. Vediamo inquadrato Shannon con un occhio tumefatto. Ricordo che Cangelosi ha disputato un torneo importantissimo due settimane fa in Francia, vincendolo, però purtroppo ha preso una gomitata sull'occhio destro e molto probabilmente ha una frattura, però a breve Cangelosi ci farà sapere sul suo stato fisico. Cose che capitano, si vince, si porta a casa la cintura all'estero, ma a volte puoi subire comunque degli infortuni anche di un certo livello. Vediamo Danilo D'Affuso che abbandona il quadrato. Saluto tra i due atleti, molto corretti, e si parte per il secondo round. E ormai Stefano ha capito che il suo lavoro è questo, cioè prendere in clinch l'avversario, lavorare di ginocchia. Luca non è ancora riuscito a contrastare Stefano in queste fasi di clinch. Vediamo Danilo e Filippo che cercano di incoraggiare il proprio atleta. Ricordo Cavallero Luca e ancora Di Corrado che lavora di ginocchio in clinch. Bel calcio medio, sfrutta di l'altezza, la lunghezza delle leve. Sì, no, ha letto subito il match Stefano, aiutato sicuramente all'angolo da un grande esperto quale Sean Cangelosi, e sta gestendo veramente in maniera impeccabile questo incontro a suo favore. Da parte sua Luca sta cercando di limitare i danni. Gomitiera che scappa per Luca Cavallaro. Vediamo fasi un po' confuse di clinch, però Cavallero Luca c'è, Gianluca sta subendo le azioni dell'avversario, però diciamo che continua a stare lì. Gran cuore da parte di questi atleti che stiamo vedendo anche in questa puntata. Vediamo anche qui Stefano che continua a lavorare in clinch. Ha preso un numero impressionante di ginocchiate, Gianluca, diciamo che Luca Cavallero, però gli conviene decisamente evitare il clinch. Sì. Vediamo Filippo e l'angolo Danilo lavorerà in quel senso. Per il prossimo match si preparino. Ed ecco lo Sean Cangelosi, Raffaele e Longa Marco. Intanto abbiamo visto la presentazione del prossimo match che sarà il titolo veterani, quindi Gianluca over 40 sul ring. Anche attenzione per loro, titolo italiano, sì. Quindi ottimo spunto anche per questo sport che vede atleti professionisti anche di quest'età. Certo, sì, a 40 anni puoi tranquillamente combattere se con le visite mediche sei a posto, quindi non hai nessun problema a salire sul ring. Bellissima finta di Stefano che entra con un tentativo di ginocchiata al viso di Luca, ancora fasi di clinch, e intanto il drone attraversa il ring. Grande rischio per Luca, ha fatto un mezzo giro con guardia bassa, se entrava quel calcio non avremmo visto la... un seguito. Sì. Qualche rischio deve correrlo, arrivati a questo punto. Sta cercando anche lui ormai di... Secondo me Luca Cavallero non vede l'ora che finisca questo match, però bravo comunque, ripeto, gran cuore, peggio. Ah, addirittura il conteggio in thailandese. Il conteggio in thailandese, sì, anche i comandi. Sì, no, beh, io ho avuto la fortuna di arbitrare per anni in Thailandia, quindi qualcosa mi sono portato a casa, ecco. Quindi comandi, conteggi in thailandese, assolutamente sì, come vuole comunque la Muay Thai, ci mancherebbe altro. Attenzione. È un po' come il conteggio in inglese nella box, quindi è giusto che venga fatta in lingua, in madre. Prende lingua, omaggio, ecco. Sì. Momenti salienti anche qui.
Anche qui Luca ha rischiato molto abbassando la testa, ha rischiato due volte di essere colpito al viso da una ginocchiata, bellissimo diretto destro di Corrado. Comunque bravo anche Cavallero Luca. Grande anche la sportività di questi ragazzi che non vanno mai per far male all'avversario. No, assolutamente. Ripeto, anche perché deve aver detto scontato, quindi porta a casa questa vittoria l'atleta all'angolo blu di Corrado Stefano. Bene, adesso siamo arrivati, Gianluca, agli ultimi due incontri. Qui vedremo belle botte, come si suol dire. Attenzione! Sì. Abbiamo adesso qui a controllo dell'arbitro Raffaele Narraci, opposto a Marco Lotta. Ripeto, questi atleti disputano il titolo italiano dei 70 kg veterani, quindi sono atleti di 40 anni. Abbiamo, cerchiamo di evidenziare una differenza. Sì, possiamo fare pantaloncini corti, pantaloncini lunghi. Sì. Pantaloncini corti per Raffaele Narraci, pantaloncini lunghi alla nostra sinistra in questo momento per Marco Longa. Partito subito Raffaele. Pluritatuato. Sì. Anche lui mentalmente è partito per vincere, lo vediamo anche da questi primi scambi, la differenza tra la mentalità di un atleta che vuole a tutti i costi vincere ed è un altro che invece entra un attimino sul ring un po' più spento, ecco. Tra l'altro sono entrambi atleti che disputano regolarmente match nei nostri circuiti, quindi sono entrambi molto validi, bisogna vedere a livello emotivo quale dei due avrà, diciamo così, la forza di rimanere concentrato. Bellissima ginocchiata di Raffaele, tentativo di proiezione di Marco Longa. Bello kick. Attenzione. Sì, Raffaele partito veramente agguerritissimo. Marco in questa fase cerca di difendersi. Suggestiva questa inquadratura. Sì, molto bella. Del drone che va esattamente sopra il ring e quindi la testa dei nostri atleti. Sì, molto bello, suggestivo. Intanto abbiamo visto passare Mirko Marsella, che sarà protagonista del prossimo match internazionale che assegnerà un'altra cintura. E ritorniamo a Raffaele Marco. Raffaele che tiene sempre il centro del ring portando l'iniziativa, però Marco sembra anche lui un pochino spento oggi. Fine del primo round. Vediamo adesso se maestro Gianni Sionis riuscirà a portare qualche consiglio a Marco Longa per rimettere in carreggiata il match. Bellissimo anche questo replay. Sì, tra l'altro stranamente Marco sorpreso da colpi di pugno, perché il team di Marco Longa è il DMS di Christian De Martinis, che sicuramente chi è appassionato di box lo conosce, è stato un grande campione di pugilato, quindi il fatto che Marco si faccia sorprendere da colpi di braccia indica che comunque oggi anche lui è in giornata no. Bravissimo comunque Raffaele, abbiamo visto dei replay veramente spettacolari, molto determinato, molto tecnico, sta veramente disputando un grandissimo incontro. Eh sì. I replay sottolineano quello che hai raccontato durante il match, sì. Adesso vediamo cosa ci riserverà questa seconda ripresa. Bello scambio di colpi tra i due atleti, veramente colpi molto forti, Gianluca. Non si stanno risparmiando. Quanto pesano questi atleti? Pesano 70 kg, è il titolo veterano dei 70 kg. Raffaele continua. A vedere la stazza fisica sembra anche di più. No, sono 70 kg, sì. Non sono molto alti. Raffaele è determinato oggi. Peccato per Marco, perché veramente è stato protagonista di incontri veramente molto belli. Peccato, però voglio dire, finora è mancata forse solo la convinzione. Sì, ma poi magari non si aspettava anche un Raffaele così partito veramente a pieno regime. Vuole questa vittoria, lo si vede anche nello sguardo.
bella ginocchiata ancora di Raffaele. Si preparino per il prossimo match Rizzo Alessandro e Marcella Mirko. Cerca anche Marco di portare delle combinazioni a bersaglio, l'abbiamo visto lo kick con 1-2. Si accendono gli angoli, sì. Si accende il pubblico. Bellissima ginocchiata saltata di Raffaele. Ricordo che questi atleti hanno 40 anni, quindi veramente sport per tutti, naturalmente con le dovute precauzioni, quindi riprese da 2 minuti, scontro tra atleti della stessa età, però voglio dire, con i dovuti accorgimenti riusciamo a tirar fuori dei match veramente belli anche tra atleti che hanno 40 anni. Sì, energia e entusiasmo di due quindicenni. Sì, veramente molto bravi, da esempio anche per molti ragazzini che invece hanno veramente poca voglia. Vediamo Ruben Sciortino e Dino Pennavari all'angolo di Raffaele Narraci e qui Gianni Sionis con Marco Longa. Rizzo Alessandro e Marcella Mirko. Molto bene. Intanto c'è stata la presentazione, come dicevo, del prossimo incontro, che sarà l'ultimo per questa edizione, Gianluca. Ma è tutto da vedere anche quel match. Intanto vediamo. Ah, molto bello questo replay. Sì. Scambi molto potenti tra i due atleti. Bel calcio medio di Marco Longa. Bellissimo calcio girato di Marco. Raffaele però è sempre lì al centro del ring. Non un passo indietro. Vediamo bel gancio destro di Raffaele Narraci. Cominciano a essere stanchi, Gianluca. Bellissimo montante al fegato di Narraci Raffaele. Testa bassa per Marco Longa, ammonito dall'arbitro prontamente. E siamo veramente agli ultimi sgoccioli. Io penso, Gianluca, salvo veramente imprevisti, Raffaele porterà a casa questa cintura. Bellissimo calcio medio. Eh sì. Abbiamo visto anche un po' di difesa passiva. Sì, Marco. Aspettiamo solo più il verdetto della giuria, che salvo sorprese dovrebbe essere ecco qui, a favore. Abbiamo visto l'atleta sì. Scuotere la testa facendo no, quindi evidentemente sa anche lui, sì. Peccato perché Marco, ripeto, è stato artefice veramente di bellissimi combattimenti. Oggi abbiamo visto veramente due o tre atleti molto bravi in una domenica da dimenticare, però ripeto, c'è anche questo, diamo sempre la possibilità a tutti di riscattarsi, quindi non è successo nulla. Gianluca, bellissimo anche questo replay. Ci sarà interessante un rematch. Sì. Ed eccoci al verdetto. Il titolo veterani, l'angolo rosso. Quindi Narraci Raffaele
indosserà la cintura veterani dei 70 kg. Belle anche queste immagini che sottolineano la sportività. Sì. C'è sempre un abbraccio dei team e degli atleti, anche il saluto alle telecamere per i nostri amici a casa e la posa per i fotografi. Ma cos'è? Forse ci puoi svelare una chicca? Non è una chicca, nel senso che allora Raffaele ha già vinto un nostro titolo veterani, ok? Allora il maestro scherzosamente ha detto: ma io ce l'ho già. Allora gli ho detto: vabbè, allora non te la do. E giustamente Raffaele dice: no, è mia, la voglio. No, è stato veramente una cosa simpatica. Ma anche questo è, diciamo così, l'atmosfera dei nostri eventi. Ecco, niente tensione, cioè si parla, si scherza, si ride e si sdrammatizza, anche perché, ripeto, è sport, quindi non deve essere niente che va oltre la parola sport. All'angolo blu del team Saraio, Marcella Mirko. Dai. Ed ora per il titolo l'inno svizzero. Molto coreografico questo ingresso sul ring. Sì, qui abbiamo un titolo internazionale tra, di nuovo, come dicevo prima, Italia-Svizzera. Stiamo vedendo sul ring che sale in questo momento Mirko Marcella, ha un maestro thailandese che saluto, tra l'altro un caro amico, Sarayu, mentre invece da Como abbiamo Alessandro Rizzo, maestro Gagliardi, che abbiamo già visto prima in un altro precedente incontro tra Alessio Spanò e Francesco Ruscica, al centro la cintura di campione internazionale. E qui vediamo Sarayu. L'inno svizzero. Doverosi gli inni per questi due atleti. Partiamo naturalmente per onore all'atleta fuori casa. Bellissimo anche lì, non sapevo dell'esistenza dell'inno svizzero. Sì, sì. Vabbè, prima di, ma anche nei titoli italiani viene sempre messo l'inno di Mameli, tipo internazionale, in base alla nazionalità, i due inni. Un po' come succede, credo, in tutti gli sport, no? Nel calcio piuttosto che alle Olimpiadi. Ecco Sarayu e Mirko Marcella. Questo sarà l'ultimo incontro, Gianluca, di questa lunga maratona di sport da combattimento. Eccolo qua lo speaker che annuncia. Sì, l'inno di Mameli. Vediamo inquadrato il maestro, beh, adesso Sarayu, ma precedentemente il maestro Gagliardi. Sì, sugli inni non c'è paragone, direi. Sì, no, il nostro l'inno è veramente di Mameli. Bello. Qualche tempo fa volevano cambiarlo, veramente avremmo fatto, secondo me, una grossa stupidata, ecco, perché io penso che a livello mondiale sia uno degli inni più belli. Sì, 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 sì. Bene. Problemi anche con l'impianto audio. Pagamenti, stanco anche lui. Stanco anche, stanco anche lui. Non la pensava come noi. Sì, esatto. E adesso naturalmente la doverosa Ramuai. Io naturalmente, per problemi di esigenze televisive, ho detto a tutti gli atleti che hanno combattuto durante le trasmissioni di fare una Ramuai comunque molto concentrata per non portare via spazi agli incontri, ecco.
Rambow è naturalmente una danza sacra, un rituale sacro, ad ogni, vabbè, nei nostri giorni viene fatta per ringraziare il maestro per gli insegnamenti ricevuti. In passato invece, oltre a ringraziare il maestro e il re in Thailandia, venivano soprattutto auspicati gli spiriti benigni, perché come già dicevo la scorsa trasmissione, molte volte questi incontri finivano con la morte di uno dei due atleti, quindi il fatto di essere scaramantici, cioè di credere in qualcosa, sicuramente era molto di spirituale. Sì, molto spirituale. Adesso vediamo qui Sarayuk Miki che toglierà il Mongol dalla testa del suo avversario, e stessa cosa farà Alessandro Rizzo da parte del proprio maestro Roberto Gagliardi. Intanto vediamo la nostra cintura a centro ring, che verrà assegnata al termine di questo incontro. Atleti e team di Bellinzona, questi Gianluca, abbiamo Marcella Mirko e il suo maestro, il campione thailandese Sarayuk Miki. Vediamo Alessandro in preghiera. Controllo da parte dell'arbitro delle protezioni. E si comincia per l'ultimo match di questa puntata. Sì, adesso abbiamo finalmente anche noi il tempo per riportarci. Il prossimo Gladiatrix sarà ad ottobre. Adesso in questi due mesi avremo parecchi combattimenti all'estero e fuori dalla regione, e poi a ottobre ci si rivedrà già. Colpo basso involontario per Mirko Marcella. Vediamo Mirko come vuole tradizione Thai partire molto lentamente studiando l'avversario. Alessandro non sembra della stessa idea, perché lo vedo determinato e pronto a partire. Bellissimo gancio destro di Alessandro Rizzo, seguito da un bellissimo middle kick. Altro middle di Alessandro. Mirko pensa che siamo in Thailandia, ma qui purtroppo molti atleti italiani partono subito forte. Ah, bellissimo. Attenzione. Middle kick al fegato. Cos'è successo? Middle al fegato da parte di Alessandro Rizzo. Mirko Marcella ha accusato vistosamente, credo che non si rialzerà più Gianluca. Attenzione, fine del match. Fulmineo. Sì, fulmineo, sì. È stato troppo attendista, però ripeto, qua in Italia purtroppo ci sono atleti che già nelle prime battute partono forti. Invece Mirko è partito in classico stile Thai, ma purtroppo ha subito questo colpo che non gli ha permesso di rialzarsi nei fatidici 10 secondi. Eh sì, anche perché... Vediamo il dottore sul ring. Rivediamo. Grazie al replay, ecco, che è stata infatti l'azione, è entrato, sì. Bellissima combinazione, 1-2 di braccia e poi middle. Peccato, perché sarebbe stato veramente un match tutto da vedere questo. E vediamo anche i segni ancora sul corpo per Mirko Marcella, adesso coperto da braccio, ma per un attimo eccolo lì. Per un attimo la striscia rossa. Sì. E i tifosi arrivati da Como ad applaudire Alessandro Rizzo e il team Gagliardi. Peccato per Mirko, mi dispiace anche per Sarayu, perché è un grande amico, quindi si sono fatti un bel viaggio, purtroppo per pochi secondi. E questa cintura viene assegnata ad Alessandro Rizzo. Molto bene, per questa puntata è tutto da Gianluca Lamberti e Angelo Baglio. Appuntamento prossimamente.